Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Crazy Game. Oggi vi farò vedere come creare una vostra grafica del canale YouTube con Photoshop CS6. Prima di iniziare, era da tanto tempo che non facevo video dove parlavo io personalmente e mi scuso, però condivido la mia stanza con il mio fratello, che però fa casino, quindi se parlo io rompo il cazzo, quindi finché non sono totalmente solo in casa non posso fare video così. Un'altra piccola promessa, cioè promessa, vabbè, voglio ringraziare Andrew Matto, sempre uno youtuber che fa grafiche, che mi aveva fatto una grafica che ora, vabbè, ho messo quella che ho fatto io, però lo voglio ringraziare lo stesso e vi metto il suo link sulla scheda di annotazione che apparirà ora nel video. E iniziamo subito col tutorial. Prima di tutto andiamo ad aprire il file che vi lascerò in descrizione, che vi aiuterà un botto. Ecco, banner YouTube 2013, ed eccolo qua, vi aprirà questo progetto e voi dovrete disegnare solo il rettangolo delineato dalle linee verde acqua, questo qua, che si vedono male, manco troppo. Prossimo passaggio è trovare uno sfondo adeguato per il nostro canale. Dovrete scegliere uno sfondo adeguato per il vostro tipo di canale. Per esempio, se fate solo gameplay, cercate sfondi divertenti. Se fate tutorial, dipende dai gusti. Qua sfondi per Photoshop. Io metto sempre Photoshop, che tanto non cambia niente. Io direi uno semplice. Ma che cazzo? Uno semplice. Questo qua. Salva immagine. Desktop. Sfond, chiamiamolo. Sfond. Lasciamo Google aperto, che molto probabilmente che molto probabilmente ci servirà ancora, e andiamo ad inserire il nostro sound. Ora dobbiamo tenere premuto, dobbiamo spostare questa immagine nell'angolo basso qua, e tenere premuto il tasto shift e ingrandire l'immagine così. Ecco così. Vediamo come è venuto. Ora è un po' non HD, però vabbè, tanto sì, cioè non mettere mai questo sfondo, ma ora è solo un tutorial, così se no metterei uno migliore. Nel prossimo passaggio io direi il testo, che se inserisci il testo qua, scegliamo per esempio non so perché non mi fa scrivere orange, dove eccolo, no, eccolo qua. Questo tipo di testo l'ho messo io. Se voi non lo sapete come fare, ditemelo, che ci farò un tutorial se lo volete. E scriviamo, aspettate, la scritta io consiglio sempre sopra i 150, non di più, per la grafica. Tutorial per fare una grafica. Spostiamolo un po', anzi no, mettiamolo tutto su una fila.
grafica, spostiamolo più in mezzo, facciamo il tasto destro del mouse, opzione di diffusione, mettiamo bagliore esterno normale e io direi estensione non troppo. Così, dopo un po', se avete uno sfondo nero dovete mettere il bagliore bianco, e se avete il sfondo, se avete lo sfondo bianco dovete mettere il bagliore nero per fare vedere, per mettere in evidenza di più la scritta e dire dimensione così. Poi sovrapposizione con colore. Io uso sempre questo perché mi fa comodo. Poi mettiamo ok, premiamo ok. Poi prossima cosa da fare, le immagini che metteremo dentro dentro la nostra grafica. Io ho fatto la mia grafica da poco e ho inserito queste immagini qua. Quellino, questo qua. Questo qua non mi ricordo, però io direi questo qua. Mettiamo, inserisci. Ah, la voglio mettere. Che mi sbuca da qua. In alto. Rimpiccioliamo sempre tenendo premuto Shift, se no deforma l'immagine. Poi la pigiamo, la mettiamo circa là, ingrandiamo perché la dovremo ritagliare. Prendiamo la bacchetta, inserisci la bacchetta selezione rapida, mettiamo la dimensione, dipende dalla vostra immagine, io di solito metto sempre intorno ai 20, ecco, selezioniamo tutto. Lo mettiamo meno e ora selezioniamo la mia brutta faccia. Così. Così mettiamo più. Qua selezioniamo tutto, tanto voi dovete selezionare solo quello che farete restare nella grafica, come dire. Qua togliamo e più o meno così. Ora prendiamo la gomma. Io non uso lo strumento di gomma magica perché a me non elimina tutto, sì. Non elimina tutto come vedete, ma uso quella normale. La metto 50 e scancello io stesso lo sfondo. Poi dovete tenere premuto su Win e metterlo sotto il vostro sfondo, cioè sotto la vostra scritta, questa qua, circa là. Almeno fa questo effetto che sbuca da dietro la scritta. Poi prossimo passaggio, io direi di metterci un'altra scritta. Sempre un'altra scritta, non 150 stavolta, ma direi circa 90, no, 90, sì. Aspettate, se no rimane il contorno. Mettiamo qua, lascia. Lascia like. Io vi consiglio, se avete sfondi neri, di mettere scritte molto visibili per fare notare di più, come nelle miniature che molto probabilmente ci farò anche là un video. Mettiamo tasto destro, opzione di fusione, bagliore esterno anche qua. Normale, mettete sempre, io vi consiglio sempre normale. Qua lasciamo verde così come diventa.
troppo scuro. Mettiamo così, troppo scuro. Dire niente, lasciamo normale. Dimensione aumentiamo, estensione, ok, annullo qua. Io direi di mettere un bel rosso, rosso in pieno, come diventa. Io direi di lasciarlo un rosso. Poi sovrapposizione colore, no, troppo dopo. Poi contorno, ecco, mettete smusso ad effetto rilievo, che vi farà diventare la scritta un po' più come dire, più visibile, cioè più realistica, ma io non lo metto mai perché le scritte piccole dopo me le fa capire, infatti c'è una bella differenza. Però bagno esterno è un po' troppo forte, direi un così. Ok, poi un'altra cosa, cioè altre immagini, no, cosa fa? Altre immagini che dipende dal vostro canale, tipo se fate video molto spesso su Clash Royale, scrivete Principe Clash Royale. E cosa importante, PNG, scegliete un'immagine che volete voi, tipo questa, salva immagine, not download desktop, pri, così. Cioè io ora sto cercando di fare questo video molto velocemente, perché dopo, se inizia a rompere il cazzo il mio fratello, dopo mi prendo i cazzi. Allora, apri desktop 2, il pri, eccolo qua, pri. Lo selezionate, ho sbagliato, dove dobbiamo fare inserisci, eccolo qua, qui. Cioè non avevo sbagliato, ma a me viene più facile fare così. Lo mettiamo, io direi sopra la scritta tutorial, però dopo io direi di metterlo qua proprio. Ingrandiamo e ora dobbiamo selezioniamo, ingrandiamo di più. Ma qua vedo che selezionando è tutto abbastanza bene, tranne questo pezzo. No, sono coglione. Vabbè, prima eliminiamo, sì. Così. Qua niente. Poi rimettiamo la bacchetta magica, selezioniamo anche quel pezzo e lo scancelliamo. No, cosa ho sbagliato io? E vi dovrebbe uscire una cosa così. Poi opzione diffusione, gli metterei anche un bagliore per renderlo un po' più visibile. Non scolora, ma di luminosità, e fine. Così ho deciso di dividere questo video in due parti perché veniva troppo lungo, 28 minuti, due parti da 14 minuti circa ognuna. E a 5 like o a 6 caricherò anche la seconda parte. E niente, bella.